Ciao, come sempre insieme per il nostro post del dopo trasmissione del martedì mattina. Come sempre abbiamo parlato di vinili anche quest'oggi ed è stata una bella mattinata, insomma, oserei dire produttiva, perché intanto siamo partiti ascoltandoci questo bellissimo brano Spirit in the Sky dei Doctor and the Medics, che in realtà ho scoperto poi non essere loro, bensì una cover, ma ha ottenuto tantissimo successo. Siamo poi andati a ricercare gli Havana 3AM, dove appunto all'interno c'era un elemento dei The Clash che ha fondato proprio questo brano. In realtà hanno avuto un periodo corto, diciamo così, di vita, ma hanno trovato anche con questo disco comunque, diciamo così, dei brani molto interessanti. Tra l'altro, insomma, abbiamo passato quello che dava così apriva il lato A di questo album che ha lo stesso nome proprio del gruppo e che si rifà a quanto sembra anche alla storia legata, insomma, alla guerra che c'è stata a Cuba. E tra l'altro si dice che la foto, quindi la fotografia, la donna in copertina era proprio diciamo così, la fidanzata di Paul Simonon. E poi siamo passati, visto che insomma mi sono lasciata un po' trasportare da quelli che erano i colori anche all'interno un po' di questi album, anche legato invece a una storia, alla fiaba, se vogliamo, ai Concrete Blonde, che io non conoscevo. Mi sono piaciuti molto, soprattutto anche per le copertine, le loro storie realizzate, ma da questo album Walking in London abbiamo estrapolato It's a Man's World, che in realtà era un brano di James Brown, che quindi loro anche in questo caso hanno fatto loro come cover. Quindi abbiamo ascoltato anche un po' di cover questa mattina. Come sempre siete stati tantissimi, avete dato tante, diciamo così, tanti suggerimenti. Per i suggerimenti, come sempre, vi ricordo di scrivere a imhlibuno@libero.it se volete ascoltare dei brani, se volete chiacchierare di qualcosa in particolare legato come sempre alla musica e ai vinili. Io vi aspetto come sempre martedì prossimo alle 9, come tutti i martedì, per parlare di musica e di vinili. Un abbraccio, un bacio e a presto. Buona settimana. Ciao!